siamo Marta e Guido, siamo una coppia di ballerini, balliamo Balboa da qualche anno, una decina d'anni e siamo anche una coppia nella vita. Siamo conosciuti in un locale molto piccolo di Milano. Io ero andata lì per ballare e lui per ascoltare la musica. E ci siamo conosciuti. E poi da quel momento abbiamo cominciato, vabbè, io ho girato tutte quante le scuole di ballo di Milano per rincontrarla. Ho fatto delle lezioni prova di tutte le scuole di ballo di Milano, fino a che un giorno l'ho incontrata. Lei era già, ballava già da un po' di anni, io invece ero un pezzo di legno e quindi per iniziare a fare una cosa insieme e stare insieme abbiamo iniziato a ballare Balboa, che ci è piaciuto fin da subito, insomma, ci ha unito. Il Balboa fa parte della grande famiglia delle danze swing. Però a differenza dell'Lindy Hop, che è, diciamo, il cugino un po' più famoso, si balla in posizione più chiusa. A noi è piaciuto tanto perché si riesce ad essere particolarmente musicali. Abbiamo cominciato a ballare insieme appunto una decina di anni fa e dopo qualche anno abbiamo cominciato anche ad insegnare. Oggi abbiamo quasi 180 allievi e se ce l'avessero detto 3 anni fa, ma anche l'anno scorso, non ci avremmo forse mai creduto. Abbiamo insegnato insieme, abbiamo ballato insieme. Secondo noi ballare insieme è anche una grande prova di forza per una coppia. E quindi sì, consigliamo di fare un anno di corso di ballo insieme. Se si sopravvive, allora si è una coppia solida. Esatto, noi siamo sopravvissuti a 10 anni di ballo insieme e anche di lavoro insieme. 8 perché anni, appunto sì. Lo insegniamo anche per lavoro e quindi abbiamo deciso di sposarci. Siamo stati qualche anno fa per un periodo, a breve purtroppo, negli Stati Uniti, a New York, dove abbiamo approfondito entrambi lo studio del Balboa insieme. Ci siamo ritrovati a fare serate di ballo in Cile e addirittura una lezione di Balboa in Cambogia. Per noi il ballo è un pretesto per stare insieme ad altre persone, per condividere passioni, anche per viaggiare.